Marche Multiservizi, dopo un grande lavoro di studio ed analisi del territorio, ha identificato in quello di Calacchio il migliore posizionamento e la migliore location per l'impianto di biodigestione. Un luogo, quello di Calacchio, idoneo da un punto di vista viario, idoneo da un punto di vista urbanistico e anche la distanza dalle case, elementi questi essenziali. E tutto nasce quindi da una presentazione, una volontà che Marche Multiservizi ha depositato quindi per iniziare l'iter procedurale in provincia, dandone comunicazione all'amministrazione comunale. L'amministrazione stessa ha raccolto quindi la nostra lettera e ha raccolto anche la nostra disponibilità, che parte da oggi, quindi di informare tutta la cittadinanza oltre che l'amministrazione. Quindi Marche Multiservizi sarà presente il prima possibile e per il tempo necessario per informare la cittadinanza dell'impianto. Un impianto utilissimo in territorio da un punto di vista dell'economia circolare, per la diminuzione di rifiuti e anche per un risparmio per i cittadini sulla tariffa, ma soprattutto un risparmio ambientale e dico che quello non ha sicuramente valore. Quindi inizia un percorso partecipativo che ci vedrà impegnati nel chiarire e informare tutti i cittadini e la volontà è anche quella di poter accompagnare tutti coloro che lo volessero anche a visitare questi impianti, impianti che sono assolutamente senza odore, impianti che non hanno nessun elemento se non un capannone come qualsiasi altro capannone in un territorio che già prevederebbe quel capannone. Ecco, questo è il primo inizio del percorso partecipativo che ci accompagnerà, speriamo, alla realizzazione di un impianto, quello che noi vorremmo fare, l'impianto più bello d'Italia. Solamente per anche una curiosità, nel caso in cui dovesse appunto partire il progetto, i tempi tecnici per la costruzione intorno a quanto si aggirano? La questione dei tempi è molto, molto importante perché per far sì anche di ricevere i contributi che l'Unione Europea mette a disposizione, e questo proprio perché la necessità degli impianti, come ci ha voluto ricordare Legambiente pochi giorni fa, in un titolo forse un po' forte, in una frase, rifiuti zero, impianti mille, ma il concetto che anche l'Unione Europea spinge in quella direzione viene per far sì che i contributi quasi ripaghino l'investimento, e parliamo di un investimento di 35 milioni di euro, dovremmo avere concluso tutte le attività entro la fine del 2022, quindi diciamo circa 2 anni di tempo per concludere tutto quello che sarebbe l'impianto.